Mi fa molto piacere oggi non solo essere presente come rettore, come la classica persona che dai saluti, si compiace, fa i complimenti alle persone che hanno lavorato e poi se ne va, ma sono veramente interessato a vedere un pochino effettivamente i passi avanti che sono stati fatti rispetto alla mera installazione hardware che poi era il frutto di questa Aula Fondazione Roma. Anche perché io nel piccolo sono stato un antesignano di queste forme di didattica innovativa. Io ho fatto lezione per il Consorzio Nettuno. Le persone un po' più antiche ricorderanno che le prime esperienze di didattica registrata sono state fatte dal Consorzio Nettuno. Le registrazioni avvenivano rigorosamente in assenza di platea. C'era uno studio di regia che si basava rigorosamente su telecamera fissa. E che al più gli unici virtuosismi fatti dal regista è che spostavano dalla faccia di Giovanni Betta che parlava ai lucidi che Giovanni Betta aveva preparato. Vi assicuro, lato docente, allora, lato studente posso solo immaginare, ma lato docente vi dico che era un'attività didattica assolutamente finta e frustrante. Nel senso che io parlavo ininterrottamente per 40 minuti. Per fare questi 40 minuti era stata necessaria una preparazione, ma 10 per, tra i lucidi e la preparazione anche a stare nei tempi. Dice, perché uno pensava si regista, poi si possono tagliare, si possono fare correzioni. Impossibile. Cioè, potevi una sola volta, sono andato lungo, mi hanno riregistrato con io che mi fermavo su una parola e proseguivo da quella parola, cioè si poteva solo attaccare e sostituire pezzi. Vabbè, solo per dire che era il 1990, 90, ed era quell'epoca. Ho provato a vedermi, ma non sono riuscito mai a vedermi per più di un quarto d'ora, cioè era una cosa di una noiosità assoluta, cioè una lezione fatta senza un interlocutore e senza la possibilità che il docente vede l'occhio dello studente, capisce se sta cogliendo e quindi rallenta, accelera in funzione di come sta andando, non è una lezione. Quindi qui siamo ancora a registrazione, ma a registrazione in cui si immagina sia presente una classe e si immaginano anche interventi, diciamo, una ottimizzazione che io mi taccio e mi seguo con piacere dall'altro lato della D'accordo. barricata per capire un Anch'io ho pochettino. fatto questa esperienza con Nettuno, ma non come docente, ma come scrittore di lucidi in realtà. Quindi ricordo bene l'esperienza, veramente notevole. Ebbene, allora, giusto per introdurre il problema, la didattica in questi ultimissimi anni ha subito forse i più grossi cambiamenti della sua storia degli ultimi secoli. Se nelle ultime centinaia d'anni si è sempre studiato allo stesso modo, libro, carta, penna, negli ultimi 10-15 anni la trasformazione della didattica è diventata spasmodica. Oggi è normale dentro le classi, anche delle scuole elementari, trovare bambini con un proprio tablet. Vedo mia figlia, le sue ricerche le fa su web, l'utilizzo di YouTube per fini anche didattici è un pane quotidiano. Quindi in realtà la didattica si è pesantemente trasformata in questi ultimissimi anni. Non è semplicemente un problema di device, ma è un problema anche di ecosistemi informatici. Adesso abbiamo qui con me Francesco che dirà qualcosa in più, sicuramente di più dotto riguardo a quello che posso dire io, ma sostanzialmente questi ecosistemi forniscono possibilità che devono essere chiaramente colte, possibilità che cambiano ormai con una velocità alla quale
noi docenti ormai da quasi 25-30 anni non eravamo abituati, ormai il mezzo da utilizzare cambia ogni 3-4-5 anni, il tipo di software da utilizzare viene trasformato, ciò che era il massimo della tecnologia fino all'altro ieri in tempo 2-3 anni muore e scompare. Quindi in realtà anche in queste scelte bisogna essere molto attenti. Nella innovazione della didattica, in effetti, gli aspetti da curare sono tantissimi: la preparazione del materiale, l'utilizzo del materiale, la comunicazione in aula, il rapporto con gli studenti che deve essere appunto più stretto rispetto a quello a cui eravamo abituati noi da studenti, quando eravamo noi studenti 25, 30, 35 anni fa. Bene, come ingegnere industriale in questi ultimi anni, in realtà siamo partiti già con la scuola di dottorato in ingegneria, abbiamo fatto nascere una serie di esperienze sperimentali, in collaborazione chiaramente anche con il rettorato. Come sapete sicuramente esistono delle piattaforme di comunicazione video, YouTube, iTunes U, tra le altre, per quanto riguarda la trasmissione di contenuti didattici. Bene, queste piattaforme non esistono da moltissimi anni e qui già diversi anni fa, nella scuola di dottorato in ingegneria, con la complicità, oserei dire, di Maria Grazia Ruscito e di Domenico Paglia, facemmo nascere un primo tentativo di una sorta di YouTube interno, quando ancora YouTube non esisteva, cioè trasmettere video mediante dei player proprietari in modo tale che questi video di presentazioni, di didattica fossero già disponibili nel nostro sito web di Ateneo. In realtà poi con l'esplosione di queste piattaforme in effetti abbiamo cominciato a utilizzare queste piattaforme perché banalmente molto più pratiche anche dal punto di vista della trasversalità sulle device, utilizzabili su mobile, su desktop, su laptop senza grandi difficoltà. Attualmente Ingegneria Industriale offre l'80% dei propri corsi completamente disponibili e fruibili online, con dei dati che vi darò fra poco. Sempre a livello sperimentale, da un paio d'anni abbiamo fatto partire dentro Ingegneria Industriale l'utilizzo della piattaforma Google Classroom. È una delle tante piattaforme di comunicazione docente-studenti che esistono, è una delle più semplici, secondo me, è una che ha delle performance di assoluto rilievo e quindi che ha permesso un discreto successo. Per quanto riguarda l'utilizzo di YouTube e iTunes U, voglio portarvi solamente qualche dato relativo a YouTube, è una delle due piattaforme che stiamo utilizzando come ingegnere industriale. Nei 2 anni di vita del nostro canale all'interno di YouTube abbiamo accumulato qualcosa come 3.360 iscritti, noi non abbiamo 3.360 iscritti, quindi abbiamo una capacità di pervasione anche sul territorio nazionale veramente importante, e abbiamo accumulato oltre 1 milione di download e streaming delle nostre lezioni. In pratica è come se avessimo regalato diversi anni di lezione supplementare ai nostri studenti. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro sperimentale svolto appunto da alcuni tecnici che ci hanno dato una mano all'inizio e ad alcuni volontari in qualche modo, ma dopo la sperimentazione siamo riusciti a ottenere qualcos'altro. Ebbene, in pochissime settimane, potremmo dire, abbiamo messo su una struttura, secondo me, di assoluto rispetto. 7 postazioni mobili, si tratta di videocamere semiprofessionali che permettono di fare la videoregistrazione di lezioni in aule non attrezzate. Abbiamo riattrezzato, riarrangiato potremmo dire, le 3 aule Fondazione Roma, permettendo con questo riarrangiamento, di cui vedremo qualche dettaglio fra poco, la possibilità sia di fare la videoregistrazione con attrezzature professionali, ne vedete qui qualcuna, che la messa in streaming diretta. Su questo devo dire che francamente il supporto del CASI è stato importantissimo, primo fra tutti Marco D'Ambrosio, che è qui presente, che ringrazio di cuore. Ha consentito, vedete fra poco un esempio, la costruzione di una regia remota che secondo me ha delle prestazioni veramente notevoli. Abbiamo appunto poi questa regia remota che può essere utilizzata anche da mobile, da un semplice smartphone, è consentito poter gestire in remoto tutte e 3 le aule che appunto consentono questa registrazione, e poi abbiamo una stazione di montaggio che permette un minimo di post-produzione dei vari video registrati. Quello che vedete qui è il tipo di schermata fruibile sia da PC
che da smartphone, da tablet, tablet di ogni foggia e sistema operativo, in pratica è possibile, adesso non premo perché stiamo registrando, ma è possibile praticamente gestire l'aula, per esempio questa in cui ci troviamo, in maniera totalmente remota, anche da casa propria, accendendo e spegnendo le luci, attivando e spegnendo il proiettore, attivando e spegnendo lo streaming, la registrazione. E questo consente chiaramente di effettuare dei pesanti risparmi anche nella gestione di queste aule, che a questo punto possono essere tutte e tre contemporaneamente gestite da un solo operatore. Contestualmente a questo, la videoregistrazione è importante, ma anche il modo di fruirla è importante. Abbiamo fatto partire, vi dicevo, questa sperimentazione sul Google Classroom, ma in realtà siamo andati ben oltre. Praticamente a partire da quest'anno a ogni studente viene assegnato un account G Suite, la vecchia Google Educational, e questo account ha un valore commerciale di 120 euro ad utenza l'anno, quindi in realtà non dico che copre quasi completamente il costo delle tasse, ma è una buona fetta. E praticamente viene data la possibilità, a parte di utilizzare tutte quante i software enterprise che sono appunto disponibili attraverso Google, ma poi consente di utilizzare appieno, ad esempio, Google Classroom, che è questa piattaforma di comunicazione docente-studente e di distribuzione del materiale didattico, ivi incluse le videoregistrazioni che appunto abbiamo attivato all'interno dei canali YouTube, che sono appunto stati attivati, dedicati uno per ogni area didattica. A breve, fra parentesi, terminerà anche la migrazione degli account @unicas.it, gli account dei docenti e degli amministrativi, e si attiveranno una serie di servizi, secondo me del valore quasi inestimabile, ad esempio un drive infinito che consente di poter lavorare con estrema tranquillità e backupare completamente il nostro sistema. Qui è un esempio della schermata che si presenta all'interno di un PC, ma questo tipo di software è utilizzabile tranquillamente anche su mobile ed è molto ben fruibile assolutamente. Bene, come siamo arrivati a questo risultato? Anzitutto c'è stata una strettissima collaborazione da parte di tutti quanti i centri servizi, primo fra tutti il CASI, io ringrazio di cuore Francesco per il continuo supporto, pungolo e idee con il quale ha dato il suo contributo a questo tipo di importante innovazione. Devo dire che vanno assolutamente ringraziati gli studenti, perché se in una prima fase di trasformazione, di formazione, abbiamo utilizzato alcuni tecnici più o meno volontari, poi il numero di videoregistrazioni è diventato via via sempre più importante, interessando anche altre aree didattiche, e devo dire che in questo l'associazione primaria studentesca è stata fondamentale, stanno aiutandoci, non li ricordo tutti i nomi che sono qui presenti, però ci tengo a ringraziarli di cuore, perché io credo sia uno dei rarissimi casi di collaborazione associazione studentesca Ateneo che si possa annoverare. Normalmente i rapporti sono sempre molto conflittuali. Devo dire che con questa associazione abbiamo trovato una sponda di continuo stimolo, ma anche di continuo supporto. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per questo supporto, che ci consente di poter promettere a questo punto effettivamente agli studenti che tali servizi verranno appunto resi disponibili, chiaramente non dall'oggi al domani da 0 a 100, ma in realtà con una certa gradualità, perché appunto avremo bisogno poi di convincere i colleghi a farsi videoregistrare, all'utilizzo di Google Classroom, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. Io aggiungo solo poche parole, perché Francesco ha già detto tutto, e devo anche ringraziarlo per la funzione di pungolo, anche se definirlo pungolo è un eufemismo, un po' come chiamare Ponentino il tifone, uno di quei tifoni che stanno sull'Oceano Pacifico. Quindi riconosciuto l'energia a ciascuno, voglio soltanto dire due cose. La prima è che, come già accennava Francesco, questa è una vittoria di sistema, nel senso sistema dei vari centri che collaborano, un sistema anche dell'intera università. Qui dietro questi strumenti che sembrano facilmente utilizzabili c'è tutto quanto un lavoro sugli impianti, sulla
sui dispositivi e così via, in parte realizzati grazie alla Fondazione Roma, che va ulteriormente ringraziata in questo momento, e in parte poi gestiti dal CASI. Volevo fare anche io un paio di citazioni, in particolare il dottor D'Ambrosio si è occupato della realizzazione di interfaccia. Ricordiamo poi che sa, qui il dottor Della Torre, ingegnere Della Torre, che si occupa poi invece della parte impiantistica, perché poi sti bit su qualche filo devono girare. C'era qui il dottor Paglia, che adesso non vedo, che si è occupato un po' più della parte classroom, però diciamo sì, un gioco di squadra che ci permette di integrare sistemi hardware, sistemi software e poi innovazione alla didattica, che su queste gambe deve correre. Sono certo di far cosa grata anche al Rettore, dicendo che questo ha anche una valenza ulteriore che stiamo cominciando a sperimentare per l'internazionalizzazione. Sono cominciate le lezioni qui a Cassino nel Master MAIA Medical Image Analysis che sto seguendo, e di fatto il nostro sistema è stato di fatto estremamente utile, quindi ben venga il fatto che ci siamo mossi con una certa velocità per poterlo mettere su e poterlo utilizzare subito. Perché? Perché alcuni studenti non ancora presenti in Italia, per motivi di amministrativi e così via, hanno comunque potuto recuperare lezioni che avevano perso grazie alla registrazione, allo streaming in tempo reale. Quindi uno strumento che apre certamente la possibilità di estendere la didattica sia in tempo sia in sincronia sia in maniera sincrona al di fuori delle mura universitarie, ma estendendosi poi in qualche modo anche a realtà europee, extraeuropee, e quindi dandoci un grosso atu per poter muoverci anche oltre il semplice territorio usuale su cui lavoriamo. Ecco, quindi con questo penso di aver detto tutto e ringrazio ancora tutti per l'attenzione. Magari qualche studente voleva dare un contributo? Buongiorno a tutti, io sono Elena Di Palma e sono una studentessa del corso di laurea di Ingegneria Industriale. Da qualche anno collaboro a stretto contatto con il professor Iacoviello, dapprima in Commissione per la didattica dell'Ingegneria Industriale, adesso come rappresentante del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Abbiamo lavorato, abbiamo portato avanti questo progetto, abbiamo sperimentato e abbiamo notato come questo possa essere fruibile da molti studenti. Noi come associazione studentesca abbiamo accolto l'invito del professore Iacoviello ad aiutarlo, perché la cosa che a noi ci preme è il bene degli studenti. Proprio per questo vogliamo accompagnarli nel migliore dei modi all'interno del loro percorso di studi, e quindi notiamo che questo sia un ottimo servizio e aiuto per quello che è il loro percorso di studi. Infatti io personalmente ho utilizzato le videoregistrazioni, come poteva ricordare anche con il professor Betta, con il professor Iacoviello, dato che mi hanno prima videoregistrando, successivamente mi sono stati di aiuto e di mezzo per quelli che erano poi i miei futuri studi. In Commissione della Didattica abbiamo sperimentato come questi potessero essere di forte aiuto, dato che hanno non solo migliorato lo studio di noi studenti, ma hanno anche ridotto il ritardo sul tempo di laurea. Questo è il nostro aiuto è quello di migliorare sempre di più dell'Ateneo. Infatti abbiamo iniziato con il corso di laurea di Ingegneria Industriale e cerchiamo di estenderlo a tutta quanta l'Università degli Studi di Cassino. Inoltre volevo ringraziare Iacoviello per la fiducia che ci ha dato che siamo noi studenti di primavera studentesca ad essere gli operatori di ripresa per alcuni corsi di studio e per alcuni corsi erogati. Inoltre volevo comunque tramandare a tutti questa mia esperienza, che è stata nettamente una delle migliori.
Domande? Posso prima le domande? Prego. Chiedo scusa, ma ho ricevuto 5 minuti, quindi sono subito infilato. Devo sapere, adesso abbiamo una tecnologia tale per cui posso non solo fare lezione con le registrazioni, ma farle in streaming con studenti che sono studenti? Sì. La risposta è sì. Da queste aule di Fondazione Roma sì. È anche possibile interagire con gli studenti in remoto? No. Allora, all'interno del sistema Fondazione Roma sì. Quindi diciamo così, tra aule che si trovano sul nostro sistema, quindi un'aula che sta qui, un'aula che sta Frosinone o ingegneria. Lì c'è una possibilità di interazione in tempo reale, e quindi con una grossa anche sensazione di essere presente, è una cosa che abbiamo già sperimentato. Però al di fuori, in questo momento, la fruizione è soltanto monodirezionale, nel senso c'è la possibilità. Possono vedere e ascoltare. Possono vedere e ascoltare, esattamente. È un broadcast, in questo momento possiamo fare un broadcast. No, mi è venuto in mente. Comunque, io in maniera un po' artigianale avevo fatto tutto il mio corso 2 anni fa, erano le pagine Ateneo. Però non so perché non c'è più, quindi magari se si può reinserire, al momento solo nel canale iTunes di Unicas e nelle pagine YouTube adesso. Anzi, si potesse anche reinserire. Se mi fai vedere YouTube. Se mi mandi i file c'è subito. Grazie. In queste presentazioni non è emerso, chiaramente lo dico soprattutto a beneficio dei giornalisti, la differenza che c'è fra questo tipo di didattica e i corsi in teledidattica, perché alla fine non vorrei che passasse il messaggio di un'università che crede alla didattica frontale, che in qualche modo si mette a fare quello che fanno le università in teledidattica, Unipegas, certo, e quant'altro. Allora, i corsi in teledidattica sono fatti senza un docente che fa lezione. C'è del materiale didattico fornito su un computer, c'è un'interazione tramite strumenti tipo Google Classroom o altri, blog o interazioni, così, e l'unica parte che viene lasciata all'interazione dei visu è generalmente l'esame, insomma tipicamente quello. Ci sono delle figure di tutor a cui eventualmente si possono rivolgere, però è abbastanza diverso da questo strumento. Questo secondo me rientra a tutti gli effetti all'interno degli strumenti di sussidio alla didattica. Io un tempo avevo come strumenti di sussidio alla didattica i libri, adesso ho il docente che può ripetere, e quindi il libro io potevo leggere quell'argomento e me lo rileggevo n volte. Adesso, piuttosto che leggermi il libro n volte, gli appunti presi dal compagno perché quel giorno ero malato e non sono andato in aula, ho la possibilità di risentire n volte la lezione fatta dal docente. Quindi abbiamo anche sperimentato, e questo è bene dirlo, che non c'è una riduzione delle presenze in aula. I primi corsi che abbiamo videoregistrato, uso il plurale perché diciamo questa cosa l'ho seguita anche non da rettore, con Francesco, ha delegato alla didattica, da preside di ingegneria, cioè è una cosa che ho visto nascere. Sui corsi di matematica e fisica, perché sono i corsi che creano ad ingegneria un blocco, come potrebbe essere il diritto privato ad ingegneria, o piuttosto che qualche argomento base di economia o qualche a lettere la valenza sarebbe di altro tipo, perché a lettere c'è anche un discorso in cui i docenti ogni anno affrontano seminari, affrontano scrittori e poeti nuovi, e allora potrebbe essere anche un modo per consentire allo studente che quell'anno non si trova a Pavesi, ma perché era stato a Pavese, perché era stato fatto l'anno prima, di poter magari fruire di lezioni su un argomento che quell'anno non viene proprio
affrontare. Allora, noi nei corsi di matematica non abbiamo trovato nessuna riduzione delle presenze e alcuni commenti fatti alle lezioni di matematica realmente erano quasi commoventi. C'era uno studente che a un certo punto diceva al professore Corbo, dice: io non vedo l'ora di tornare dopo lavoro a casa per era uno studente lavoratore, quindi era uno che non poteva seguire una vera lezione, per seguirsi le lezioni di matematica del professore Corbo. Per finire al figlio di una figlia di una collega, nostra collega dipendente, che diceva: io non solo ti vedo davanti tutti i giorni perché avevo interazioni lavorative, ma mi devo vedere mia figlia la sera che te le lezioni tue sopra la televisione, al computer. Nel senso, ed era quindi una persona che seguiva le lezioni, poi qualche passaggio non era stato chiaro, allora io a casa me lo risentivo. Quindi diciamo è importante che questo aspetto sia evidenziato, perché altrimenti scattano tutta una serie di discorsi, magari anche reali, qualche volta strumentali, contro questo tipo di iniziative, a volte anche da nostri colleghi che come noi vedono male le università telematiche. Allora, questi tipi di strumenti sono oggi tutt'altro. Grazie Giovanni, era perfettamente opportuno il chiarimento, concordo totalmente con il nostro rettore, io non credo nella remotizzazione della didattica. La didattica deve essere anzitutto frontale. Anch'io, come i miei colleghi, quando faccio didattica guardo in faccia gli studenti, capisco dagli occhi se stanno capendo, se non stanno capendo, dove devo andare, dove devo premere, dove non devo premere. Questi sono uno dei tanti supporti della didattica che possono aiutare lo studente in una seconda battuta o chi magari quel giorno è stato assente a poter seguire, evitando lo sbebbinamento, come si usava ai nostri tempi, o similari, ecco, ad essere vissuta più. Non so se qualcuno di voi ha mai studiato su una lezione sbobbinata. All'incubo. All'incubo. È impossibile capire. Quindi in realtà è esclusivamente legata a un supporto alla didattica che crediamo assolutamente funzionale. Qualche collega ha dovuto sedurlo e minacciarlo per farlo registrare, e devo dire che la soddisfazione più grande è stata al termine della registrazione, è venuto a riconoscere che la cosa è stata estremamente utile, perché alla prima tornata d'esami il numero di promossi e il voto medio era più alto. È un collega che ha un numero di studenti che può fare statistica e che è estremamente attento nel mantenere memoria di tutto ciò che fa, quindi aveva una statistica a riguardo e appunto aveva verificato il fatto che non era risultato il calo neanche di uno studente durante la lezione, cioè le lezioni venivano frequentate però riviste poi in maniera piuttosto importante. Posso aggiungere una cosa? Nella linea in cui nella linea delle cose dette dal rettore e da Francesco, però allargando un po' lo sguardo, c'è una realtà di apprendimento che è al di fuori dell'università e che usa questi strumenti, che va sotto il nome di MOOC, Massive Open Online Courses, e comincia a diventare significativa la percentuale di persone che al di fuori di corsi universitari, di esperienze universitarie, comunque seguono questi corsi per approfondimento personale, per preparazione personale e così via. E ci sono eccellenti esempi, Coursera, MIT e quant'altro. Ecco, diciamo così che questo è il seme con cui anche l'Università di Cassino oggi si pone sulla scena e presenta la sua offerta di corsi autonomi, aperti e online, quindi aperti anche a una formazione che vada oltre lo scenario degli studenti iscritti all'università, ma di fatto si offre a quanti in ambito professionale, in ambito di curiosità culturale e così via, vogliono seguire un percorso di studi in qualche modo disponibile e asincrono rispetto a impegni lavorativi e quant'altro. Quindi io vedo questo come un seme estremamente importante. Il prossimo passo, però, non vorrei dirlo a Francesco, altrimenti so di generare un processo che non riusciremo più a controllare, sarà di fare i corsi in inglese e quindi aumentare la platea di eventuali studenti. Però questo è una sperimentazione sui corsi magistrali, ecco, come scenario
di sfondo si può pensare, anche se è una cosa immediata. Perché limitarci, insomma? Ok, qualche altro intervento, domanda? Prego. Dunque, allora, dipende se ti dimentichi che c'è la videocamera o no. Se ti dimentichi non è un problema, in realtà il tipo di approccio che abbiamo seguito è quello di lasciare il docente completamente libero. Quindi se uno usa lucidi o lavagna o misto, è completamente trasparente. Assolutamente no, assolutamente no. Assolutamente no, noi con le stazioni mobili fisicamente c'è una videocamera con uno studente dell'associazione che fisicamente segue la videoregistrazione e in una seconda battuta viene fatto un semplice montaggio, titoli di testa, titoli di coda e messo online. Quindi... Sostanzialmente sì, ti faccio il mio esempio personale. Sul corso stabili sì. Chiaro che su corsi monografici no, questo è banale, insomma. Allora, io il mio corso l'ho registrato un paio d'anni fa e allora vi dico, io uso molto la lavagna. Allora, qualche attenzione, qualche volta chi ti riprende te lo segnala a non piazzarsi davanti alla lavagna. Cioè, quindi c'è solo un minimo di attenzione, ma che è più o meno equivalente allo studente che da posto ti dice, professore, guardi, scriva più grande che non leggo, no? Sto verificando adesso a distanza di 2 anni che gli studenti continuano ad usarli, cioè siccome il corso più o meno è lo stesso, tenuto. Poi si apre tutta una il mio corso è anche delle esercitazioni di laboratorio che ovviamente non sono state. Perché lì è l'esperienza del singolo che va, quindi per la parte teorica si fa una volta e poi se di quell'ausilio, certo, questo è lo chiedevo perché se certo, ecco, con questo strumento avanzato può venire in mente magari di riprendere qualche una delle primissime videoregistrazioni che magari erano state fatte un po' più le mie, ad esempio un po' più grossolane e arrivare, perché è ovvio che io studente, se è un po' più varia la ripresa è un po', certo, un po' più. Ma in realtà questo strumento poi si presta a mille innovazioni, ad esempio il chroma key con lo blue screen, per intenderci, insomma, quindi in realtà si possono fare mille cose, cioè si può fare una didattica parecchio avanzata da questo punto di vista. Laddove però c'è un po' di passione e perdere anche un po' di tempo nel farlo, insomma. Perché, diciamo, anche per raggiungere, riga la sicurezza più, diciamo, dentro di me, però nella sezione si era parlato diverse volte di queste modalità e c'è una certa preoccupazione anche sulla gestione fisica dell'aula, sul cambiamento delle modalità di insegnamento, no, da parte di alcuni docenti. Quello non è... Anzi. La strategia è l'opposta, cioè l'equivalente di che potevano essere un tempo, non so, da noi piazzavano i videoregistratori, no? Sì, no. Adesso ti filmano mediamente magari con i telefonini accendono. Non è un nettuno, è la videoregistrazione di una lezione. Questo, no, ma la tua obiezione è assolutamente... Era la perplessità era più lecita. No, è la videoregistrazione di una lezione, anzi l'ideale... L'ideale sarebbe se il docente si dimentica proprio che c'è una videocamera. Qui è anche abbastanza facile, con il treppiedi davanti un po' meno, ma insomma, se uno si dimentica di quello è esattamente come fare una lezione normale. Adesso questa modalità di regia è un po' più così, in queste 3 aule... Non te ne accorgi perché anche... io avevamo il posto in prima fila bloccato dall'operatore. No. Avevamo scelto le aule in funzione... Cioè, noi abbiamo registrato 2 o 3 corsi a semestre, i corsi che videoregistrano vengono piazzati nelle aule, era un po' il ragionamento che avevamo fatto con l'ipotesi di Sora, sì, a distanza, sì. Allora lì si immaginava che ci fosse un'utenza a Sora e a quel punto si poteva fare lezione solo qua. Va bene. Qualche altra domanda?
Ma a questo punto non dire se così. Ma comunque già. Ok. Grazie. Grazie a tutti. E buon lavoro.